Fabiana Laberti e Giovanni De Simone sono i campioni indiscussi del nuoto di fondo a Castellabate. La nuotatrice delle Fiamme Oro Napoli ed il nuotatore della SC Nuoto Napoli hanno vinto sia la 3 km che la 5 km, svoltesi tra sabato e domenica nel mare Bandiera Blu di Santa Venia di Castellabate, valide quali prove uniche del campionato regionale Master Fin. Applausi a scena aperta anche per il talento di casa, Francesco Paolo Infante, che ha ottenuto il secondo posto nella 5 km, che ha abbracciato tutto il golfo del paese di Benvenuti al Sud, con partenza a Marina Piccola e traguardo finale nel tratto di mare antistante la spiaggia della frazione Lago. Weekend positivo anche per Pier Giorgio Gaiotti delle Fiamme Oro Napoli, che ha ottenuto il terzo posto sia nella 3 km che nella traversata di 5. A salire sul secondo gradino della 3 km è stato invece Mario Fimiani del CUS Salerno. Il podio femminile della 5 km è stato completato da Alba Laurenza della Delfinia al secondo posto e da Daniela Calvino della Nantes Club Vomero al terzo posto. Nella 3 km femminile, infine, il secondo posto è stato ottenuto da Beatrice Poverini dell'Aurelia Nuoto e del terzo posto da Alessandra Manna della Sintesi. Mentre la 3 km del sabato pomeriggio è stata caratterizzata dal forte vento di Maestrale, dal mare mosso, la traversata di 5 km si è svolta in condizioni meteo-marine decisamente migliori. Castellabate dunque si conferma regina del nuoto di fondo grazie alla perfetta regia delle associazioni Punta Tresino e Blue Team Stabia e dalla collaborazione del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto. Numeri importanti si sono registrati grazie alla partecipazione di circa 300 nuotatori provenienti da diverse regioni d'Italia, alla Mezzofondo e dalla 5 km del Golfo di Castellabate. Grande successo anche sabato mattina con il campionato regionale Opes, che ha visto protagonisti giovanissimi ed adulti nei 200, 400, 800 e 1500 metri. Molta curiosità ha destato la partecipazione alla gara di 800 metri anche di un noto giornalista sportivo tedesco, Carsten Fuss, in questi giorni a Castellabate per un periodo di vacanza. Però oggi il mare era tranquillo, quindi è stata abbastanza facile come gara. Ormai hai visto mari di qualsiasi posto del mondo, però penso che nuotare qui a Castellabate ha sempre un fascino particolare. Non è la prima volta, ovviamente lo diciamo per i telespettatori che ci seguono a casa, che tu partecipi a queste gare qui. No, diciamo che non è la prima volta. 2 anni fa ci abbiamo fatto qui, sempre a Castellabate, il campionato italiano di 25 km, quindi per me non è la prima volta a gareggiare qui. Il mare blu è sempre un fascino particolare. Sì. Complimenti, e quale sarà il tuo prossimo appuntamento? Diciamo, i miei prossimi appuntamenti saranno sempre queste garette per l'Italia, per poi concludere con la tappa di Coppa del Mondo Capri-Napoli a settembre, che diciamo è la mia ultima tappa più importante. I riflettori della FIN sono pronti a riaccendersi sulla Cilento dall'11 al 13 settembre con la terza edizione del torneo internazionale di pallanuoto a mare, che quest'anno, oltre a Polli che Castellabate, vedrà il coinvolgimento anche di Casalvelino.